Ci Eccoci siamo? qua. Siamo? Funziona Eccoci qua. tutto? Che bello, che bello. Evviva che bello, come diceva un grande Evviva che bello, un amico. grande amico del Esatto, cuore. esatto. Ma scusate, Questo. ragazzi, ma Andre, dove sei? Non lo so dove sono, io sono sempre qua. Ma scusami, Io non capisco. Ah! Abbiamo fatto una live a dire, no, non si possono fare dei live insieme, siamo distanti, eccetera. E poi taglierei subito la testa al toro. Chiederei, ma a Pasquetta, cari pagliacci, Cosa fate? voi cosa Diteci. fate a Diteci Pasquetta? che tipo siete tutti in giro a fare cose, a fare boh, grigliate, a martellarvi gli alluci, qualunque cosa, ma non a casa. Perché noi siamo un po' combattuti sul fatto, ci piacerebbe fare una bella, a parte a Simo, però a me e Andre piacerebbe fare una live la sera di Pasquetta, dopo che avete Non è che non grigliato voglio come dei fare la live a dannati. Pasquetta, magari sai, aggiorna, almeno aggiornare, alle 9:30 ci si può anche arrivare. Si può, vabbè, facciamola, va bene. Grigliata di peni per sciacallo 5 grammi, quindi Ah, un buon interessante. gustaio. Di sera, tipo alle 9:30, cosa fate? Se noi siamo qua, voi ci siete o preferite martedì sera? Ma abbiamo inaugurato un gruppo Telegram. Vedremo di fare un sondaggio per capire come muoverci nei prossimi giorni. E se appunto andare in live la sera di Pasquetta o meno, o un altro giorno. Volevo salutare il notturno corvo che sta bene meglio di noi. Ciao. Scusate, io mi sto dilungando. Io parlo adesso perché poi su Pasolini non ho un cazzo da dire. Quindi parto a ruota adesso, Hai vi annoio, vi assillo, qualcosa che poi metà e poi basta. passo Ok. la parola ai due bustocchi qua. Tra l'altro, che aria si respira a Busto? Perché ho visto un video di incendi a Sì, Busto. bruciano cose grosse, però non ammetto, non avevo altro da fare, non mi sono informato, Cioè, so che ha bruciato qualcosa a Busto, che quindi poi io dico, Andre, torna a Busto per il Busto insieme weekend. a me! Andre, torna a Oh, Busto per il weekend come e siamo a me! guarda come contento, guarda come contento. Torni a Busto per il weekend e scoppia un incendio. Coincidenze? Ma Io infatti non me ne credo. vado, domani me ne vado da qua, non ti Domani ci saranno preoccupare. uccellini, Tutto molto bello. però Qualcuno però intanto ha sì. notato che uno dei due ha già un problema, quindi notiamo quindi che la definizione di immagine è più alta del previsto. Sì, ho già la scella pezzata. Sì, mi sono fatto una doccia prima proprio prima della live e sono già pezzato. Ma è l'ansia, è l'ansia. Cercherò di alzare le braccia il meno possibile. Beh, non lo so, sarà la vecchiaia? Sarà Twitch? Sarà Ferguson? Come direbbe Ezio Greggio? Non lo so. Simone è palesemente cassiere della pompa di benzina nella scena iniziale di Dal tramonto all'alba. Ma provo, vi sta benissimo, guarda, grazie, grazie. Avrei voluto lavorare per così. Turno corvo, ci siamo capiti. È proprio così. Ma cosa dobbiamo fare? Niente, sì. Terapia d'urto è l'unica soluzione. Io però ho una richiesta per Simo. Io adesso disegnerei il commento di MN Crivai, Crivai. che dice Shiva Produzioni su Twitch è come un cazzo che entra in una suora. Esatto, Vomito l'anima in live, forse, più avanti. stavo proprio per dire questo, caro Sommo Magister. Ci ha anticipato perché una delle cose che vorremmo portare qua su Twitch è Vomita l'anima in live. Dobbiamo capire come guardiamo Allora, questo qua film dicono il insieme. watch party, sì, ragazzi, il watch party lo Watch possiamo party, fare. sì. Stiamo aspettando risposta da Twitch per capire se ci sono dei vincoli sul watch party. Tipo La la nostra merda. domanda è: ma se per caso in un film che non abbiamo mai visto, all'improvviso sbucano dei seni nudi I semi! e noi siamo in live e spiattelliamo questa Totalmente cosa? scioccati da questa Oh mio cosa, Dio, perché non li abbiamo mai visti. Capezzoli, mi raccomando, cosa capezzoli. comporta questa cosa qui? È bannabile? Ma Vediamo, io non mi fido vediamo. molto di deiezioni intellettuali. Dice che è concesso tutto il catalogo. Sì? Beh, questa è un'ottima. L'ultima notizia, calcoli veloci, non mi stavo scaccolando, mi stavo grattando. Se ce l'avevi con me, allora qui le scelle pezzate, le Vabbè, perdono un calcoli secondo, vedono tutto se ricordatelo. veloci. Mamma mia, allora poi cancello il VOD, così questa live se ve la vedete solo voi e poi la replica ve la siete giocata, ok? Così imparate a fare i simpaticoni con le caccole degli altri. Ma scusa, deiezione intellettuale è Oh, ma giustificato perché è prodotto sì. artistico? Se io adesso cago su Simo, non è prodotto artistico No, perché dovrebbe parliamone. essere stato No, prodotto perché artistico. no. Allora, secondo me, di nuovo, basta, Andrea, è prodotto artistico. Per il momento no, poi quando avrai un nome, che le tue opere verranno pagate, i tuoi NFT della merda in faccia a Simo, verranno pagati
fior di bits, magari allora potrai fare queste cose. Quindi dai, ho parlato anche fin troppo, parliamo un po' di cultura. Quindi, allora, qualcuno ha detto che non ha il coraggio di vedere Salò. Se non sbaglio, Maniero 1, 2, 3 prima ha detto che non ha il coraggio di vedere Salò. Però Salò va visto, ok? Anche perché è proprio fondamento di cinema degli eccessi. E per me lo è sempre stato. È il film che meglio rappresenta il cinema degli eccessi, se vogliamo. Il fatto che la violenza non è mai fine a se stessa, il fatto che sia tutto molto grottesco, citazionistico, riguardanti altre forme d'arte. E quindi secondo me Salò incarna perfettamente quello che facciamo su Cinema degli Eccessi da ormai 10 anni. Il canale ha fatto 10 anni, ma poco dopo è nato Cinema degli Eccessi, se non ricordo male. E quindi sì, un film importantissimo, ci sembra, dopo le divagazioni, diciamo, la prova tecnica della prima puntata, ci sembra abbastanza doveroso cominciare con questo film, anche perché deriva da un romanzo, come sappiamo, no? Del buon, Buono. simpatico, amorevole Amorevole. francese Comunque, into rivoluzionario, no, pre-rivoluzionario, durante la durante. rivoluzione, cioè era alla fine il come cazzo si chiama il comico inglese che ha fatto Gervaiso. era un po' il Gervais della rivoluzione, della pre-rivoluzione francese, Adesso voglio vedere Ricky Gervais che fa esattamente quello che abbiamo visto in Salò. Salutiamo Rick, ciao Ricky, bella. Direi, no, che l'umorismo di Sad non Ah, veniva, sì. povero, non veniva compreso, okay? Però lui nel dire certe cose era simpatico. Ma guarda, ci uscirei tutte le sere a comprare birre. No, In realtà sì. cioè, In realtà sì. sì, diteci con chi andreste a bere una birra di personaggi famosi morti e perché? Non due fogli di protocollo, grazie. Una cosa semplice, perché? Ma anche solo il nome. Pasolini è una di quelle persone con cui non avrei mai il coraggio di parlare perché mi sentirei scemo in culo ogni secondo in cui sto con lui. Attila per sapere cosa cazzo gli ha detto il Papa per farlo fermare. L'altro risponderebbe, tu non capiresti niente, lo sai, vero? Esatto. Te lo dico. In effetti ci vorrebbe un interprete in alcuni casi perché io Quindi, mica so il francese. comunque, siete già in tre, già non è più intima la cosa. Esatto. Pasolini ha colto bene il lato di De Sade anche a livello formale, ok? Queste sono riflessioni che Roland Barthes ha fatto nell'introduzione al libro di De Sade e che secondo me valgono perfettamente anche per Pasolini. Innanzitutto si può partire degli elementi profilmici, se vogliamo, come i vestiti, ma anche il cibo, l'atto del mangiare, non solo la merda, ok? Ma anche il convivio che viene in realtà utilizzato come simbolo di lussuria e di... non lussuria, scusate, lusso e lussuria, Abbondanza, lusso e lussuria, lusso e lussuria, lusso ok, e assurdo, lussuria. sì. E anche come evento ufficiale, ok? Il pranzo, la cena sono eventi ufficiali. Non so voi, ma nel lockdown, quando non avevamo praticamente un cazzo da fare e si lavorava da casa o a volte non si lavorava, alcuni giorni non si lavorava, comunque i giorni si mescolavano, l'unica cosa che dava tempo era il pranzo e la cena per me. Sapevo che dovevo mangiare, Sì, quell'evento, sì, sì. aspettavo, al mattino aspettavo il pranzo, pranzavo, dopo pranzo Era dicevo, bevo, e poi aspettavo la cena. l'unico appiglio per cercare di avere una vita normale, cioè non lo so, un punto di riferimento era il pranzo e la cena, almeno per me. Anche per me. E quindi questa ufficialità, anche nel vestiario, no? Si sposano, si cambiano d'abito, c'è quella scena con quello strano vestito rosso Ah, durante il sì, matrimonio, ok. se non Sì. ricordo male. Ogni volta che vedo quella scena lì, perché poi me la dimentico, scoppio a ridere perché dico: ma porca puttana, ma guarda questo stronzo come è combinato e che cosa sta combinando? Ma perché? Cioè, Aldo Valletti vestito da donna, Sì, parliamone. Bello, ma molto tutti, ma bello. tutti, ma tutti. Molto bello. E quindi c'è questa cosa dell'ufficiale, di continuare loro, per quanto provino a scappare dalle regole che loro stesso hanno imposto, perché sono le quattro cariche istituzionali che abbiamo e che hanno più o meno tutti i paesi, loro continuano a officiare cose, continuano a essere ufficiali, ok? In tutto quello che fanno, anche il concorso di bellezza dei culi è comunque indetto. Adesso indiciamo il concorso di bellezza dei culi.
che va un po' ad affiancarsi al concorso della fica più bella di Sweet Movie, che è uscito sempre in quel periodo. Qua si parla di culo, di fica, però Però lì sempre. l'assurdità è che comunque anche il genere di chi hanno davanti del culo è indifferente, Sì, cioè proprio è tutto, cioè sono ancora più a livello del tutto uguale, tutta carne uguale, chi se ne frega, l'importante esatto. è l'ano. L'ano, il buco del culo, come ci insegnava anche Bataille. E un'altra, altri elementi, se vogliamo, anche meno formali e più concettuali che Pasolini prende bene da Sad, sono il crimine desocializzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che De Sade nei romanzi prima ha fatto viaggiare i suoi personaggi. Justine, Juliette viaggiavano sempre. In Salò invece si rinchiudono tutti. E comunque anche in quei romanzi la violenza era lontana dagli sguardi pubblici. Si Ok. era sempre in qualche segreta, Cioè comunque era in la cosa da tenere qualche... nascosta, Sì, cioè la magari cosa. in chiesa, però nello stanzino Sì, della sì, 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 chiesa. sì. Ed era sempre lontana dagli sguardi. Secondo me, nell'ultima parte della sua carriera, Pasolini ha fatto un po' la stessa cosa, perché con la trilogia della vita ti ha portato un po' qua, un po' là, Canterbury, Fiore delle Mille e Una Notte, il Decameron, ti ha portato a viaggiare, per poi effettivamente con la trilogia della morte, l'inizio di quella che sarebbe dovuta essere la trilogia della morte, ti ha rinchiuso. Ti ha rinchiuso in questa villa con questi quattro signori. E qui non, cioè, non è male il concetto, già in The Sad, della turpitudine. Ma in The Sad, scusa, io il libro non l'ho letto, non l'ho presente, quindi c'è una storia, perché ho capito che il libro di The Sad erano più che altro degli aneddoti dove andava a sviluppare tutte le varie cose, No, singole. No, è è uguale. uguale, solo che ogni giornata è descritta. Cioè, Ah, il film ok. ovviamente per Per tempistiche, certo, limitazioni del mezzo è circoscritto in quelle ok. 2 ore, in 3 gironi, Certo. però no, De Sade voleva fare ogni singola giornata Ah, ok. e infatti poi non l'ha finito, il Certo, resto certo. sono i riassunti delle varie giornate, Ok. la seconda parte del romanzo, la terza, non mi ricordo. E quindi sì, c'è questa cosa molto interessante dei potenti che per fare le loro cose comunque nessuno le mette in piazza così tanto, ok? Uno può essere anche a livello, non per forza politico, ma sociale come una rockstar, facile che una rockstar, che ne so, caghi sul palco, vomiti sul palco. Grazie, ciao, ciao Frank. Zappa, Gigi Allen e gente simile. E quindi è interessante questo concetto che, per quanto loro, ok, non sono all'esterno, non sono comunque rappresentano i poteri, però anche la rockstar non ti mostra mai il vero eccesso. Il vero eccesso lo sai per racconti, per Sì, cose che. sul E palco nella c'è. camera dei Motley Crue magari si cagavano addosso. Adesso non so se avete letto che è uscita una notizia di Hugh Hefner Ah, ma un mesetto fa. sì. Ste, hai letto? Non mi pare. Praticamente, lo dici tu? Praticamente è venuto fuori che Hugh Hefner, che faceva il Playboy, le coniglietto, tutto molto sembrava una cosa, cioè, patinata. Sì, è vero. Vestaglia, la villa. Cioè, sembrava una versione patinata del Viveur, no? E invece, a quanto pare, è venuto fuori che tutte quelle che sono state con lui hanno raccontato cose abbastanza turpi. Non dico a livello di Salò, però quasi, sembra di sì, perché comunque c'erano gente agguinzagliata, gente che veniva obbligata a fare cose mentre altri guardavano, ma in maniera molto ripetitiva, cioè per mesi, anni in Sì, ma continuazione. allora non hai letto la cosa Mi sono perso il fondamentale. La passaggio? cosa fondamentale è che tra tutte queste cose, che una delle ex mogli di Hefner ha detto che un paio di volte è entrata in una stanza delle orgie e lui si stava scopando un cane. Vabbè, cioè, nel senso, Cose cioè, dalla quale noi ci dissociamo proprio guarda, assolutamente, da quello, perché c'è il muro proprio assolutamente. qua dietro, perché Anche, sennò. anzi, la cosa divertente fu durante il casino giuridico per confermare questa cosa che doveva essere già ovvia, ma va bene. Quello che era lì per supportare la sua idea di poter fare in realtà questa cosa, al giudice disse: Ma giudice, lei non capisce, io quando guardo il mio cane so cosa vuole. Le crocchette, secondo me, è uno dei personaggi più famosi di sempre. Beh, sì, alla fine è un personaggio anche mediatico, anche pop, cioè quasi un personaggio pop alla E fine. per quanto si sia sempre mostrato, ok, che è patinato, però lo sai che se le scopate tutte le conigliette, Sì, cioè, lo sai. sì. Però questa cosa del cane fa comprendere bene il concetto Sad, Pasolini, espresso da Barthes, di desocializzare il crimine.
adesso scusami un secondo, ma te pensa, dico una, ti interrompo per dire una stronzata, ma tu pensa no. Se il logo, comunque l'immagine che c'è dietro Playboy invece delle conigliette fossero state le cagnoline, tutto avrebbe avuto completamente un altro senso a sto punto, dopo la scoperta. È arrivato ai cani a quell'età, chissà da dove è partito probabilmente. E comunque questa cosa qui è la controconferma al fatto che cose che si vedono in salò sono totalmente plausibili e sicuramente accadono, non dico sotto il nostro naso, ma accadono. Ma vuoi dire che in questo momento a Busto Arsizio non c'è qualcuno che si sta facendo cagare addosso da qualcun altro? Secondo me c'è il denaro in Saad e Pasolini, quindi il potere dato dal denaro, non serve per aggiungere, ma per sottrarre agli altri, ok? Quindi tu... Questo però arrivati a un certo livello, cioè arrivati a un certo lì, allora quello diventa il gioco, probabilmente. Prima sì, no, okay. Prima no, okay. Però penso sia sempre una questione di... Una volta che non puoi più aggiungere, arrivi a sottrarre il potere, però il potere maggiore non ti dà dall'aggiunta, perché tu non ti senti potente quando... cioè ti senti più potente nel sottrarre le pensioni che a darle. Ed è questo tutto il fulcro, che magari nella società, diciamo, pubblica, quella, l'immagine pubblica, tu dai, ok, quell'immagine, però ti senti veramente potente nel momento in cui nella tua intimità, quindi nel momento in cui desocializzi il crimine, ti senti di sottrarre a tutti. E i quattro signori di Salò non fanno altro che sottrarre qualsiasi cosa, non solo sottraggono la libertà decisionale, la libertà sessuale, ma anche la religione. Sì, che è una delle prime cose. Che poi... L'amore. La dignità, se posso permettermi, la dignità. La dignità. Sottraggono tutto, quindi questa cosa che il denaro in realtà sottrae è un concetto molto interessante. Ok, però perché arriviamo, cioè si è arrivato al punto in cui per essere più potenti è quando togli? Cioè in realtà io penso a una persona che è arrivata a un certo grado di potere sociale quando riesce a fare qualcosa di grosso, dove risolve delle problematiche per un gran numero di persone. Ti faccio... Invece il benefattore non è... Ma in base al carattere di una persona. No, certo, ma dico, il benefattore non è meno potente dello stronzo. No, però magari... Non vedo una distinta. Però magari lo stronzo non trarrà mai un beneficio, non un beneficio, un piacere personale nel fare del bene. E ci gode di più a fare del male, ma anche solo per il vivo, perché sa che può farlo, cioè secondo me è quella, esatto. È quella la chiave, lo faccio, okay, perché, però... perché posso. Mi ricordo questa scena in Scraps di Kelso, del primario dell'ospedale, che va alla caffetteria dell'ospedale, prende il muffin, sì. Okay, e lo lancia e lo butta subito nel cestino e ti dici, ma perché? Non ha senso. E neanche il tempo di formularti questa domanda in testa, che ti guarda in camera e dice, perché posso? Posso, certo. Sì, certo. E secondo me, cioè, diciamo che per poter digerire Salò io mi sono dato questa chiave di lettura. A parte il piacere sessuale che possono provare i quattro individui nel fare quello che fanno, che deriva sempre dalla privazione, esatto, comunque, il piacere. Esatto. Li privano anche di una libertà fondamentale, che è quella di cacare, a un certo punto. Sì, sì. Che assurdo. Quali sono le persone più potenti della storia? A me vengono in mente Hitler e Gengis Khan. Perché associamo il potere alla distruzione. No, esatto, perché no, non ragazzi, in mente... Due live che facciamo, due live che salta fuori Hitler, io non lo so. Cioè... No. Però nessuno parla mai a Gengis Khan, poverino. Allora è storia, comunque non ti viene mai in mente uno che ha fatto del bene come persona potente, un politico che ha fatto del bene, non ti viene mai in mente come persona. Ma perché ti vengono in mente sempre i dittatori, perché è più show, è molto più spettacolare. Ma perché? Ma non siamo noi, l'abbiamo reso noi. Certo. Cioè ci siamo stati noi a fare tutto questo discorso, quindi è ovvio che poi quando uno arriva al potere e al denaro, più che aggiungere, come dice Bart di Saad, ed è anche, fa così anche Pasolini, sottrae, ok? Il vero potere arriva dal sottrarre una libertà, non dal concederla. Ed è la cosa più triste dell'universo. Ah, ok, no, cioè, no, 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 no
è la cosa più triste dell'universo, però è perché il mondo fa schifo. Dio crocifisso, un nome, un perché, c'hai ragione. La recitazione che sembra di primo acchito sembra approssimativa, sembra teatrale, ma non sembra professionale, sembra quasi appunto gente presa dalla strada e buttata davanti alla telecamera e con Pasolini con in mano il copione che gli dice adesso devi dire questo. Questo si nota molto secondo me per i quattro carnefici, anche per le signore che non so come chiamare, se dame di corte. Possiamo dire cortigiane, mi piace come... Non so, è sopra le righe come recitazione, no? E quasi ti estranea dalle barbarità che avvengono, perché te dici, ma cazzo, ma guarda questi qui. Cioè, io ho questa divisione mentale dove in questo film purtroppo faccio il raffronto attore-personaggio. Con questo film il mio cervello lavora male e dice, ma guarda questo, che non sa neanche recitare e guarda che barbarità che sta compiendo, ok? Cercando di fare un sunto di tutto il purpurri che ho appena detto. Secondo te è voluta questa cosa? Ha un significato? Questa recitazione un po' naif, chiamiamola così? O semplicemente è così? C'è da dire che Pasolini prende sempre, quasi sempre, gli attori della strada, solo che negli altri film sono sempre molto amalgamati. Qua si vede proprio una certa differenza, anche perché Bonacelli è un attore, cioè non è una persona presa dalla strada. E penso anche gli altri quattro signori, le due delle cortigiane sicuramente. Ci sono dei professionisti che comunque sono portati a recitare così. Io semplicemente sì, l'ho interpretata come, appunto, tornando al discorso dell'ufficialità delle cose, sembrano quasi tutti, anche se abbandonano, tra virgolette, le loro cariche, loro si identificano comunque con il presidente, il monsignore, sì, eccetera, eccetera. E sembra che continuino a ufficiare cose. Ed è finto, ragazzi, quando senti un prete che dice il matrimonio, tutte queste cose qua molto ufficiali, fatte da persone che ovviamente non sono attori, sembrano che ti creano distanza, che sono attori, che stanno leggendo. E secondo me è questo per perpetrare il concetto che loro hanno un potere, hanno e sono dipendenti dall'ufficialità del loro ruolo nella vita, ok? E che infatti non abbandonano. E l'ufficialità c'è fin dall'inizio, da quando sposano a vicenda le proprie figlie. E secondo me è questo il significato di questa recitazione, perché se in genere è per portare alla realtà con attori di bassa, cioè di attori non professionisti, questa volta è fatto più coscientemente per questo motivo qua. E quindi io abbandonerei De Sad e Pasolini con un pezzettino del libro. Ah, ma quale libro? Ma stai facendo menzione al libro di cinema degli eccessi, per caso? Proprio lui, ragazzi, proprio lui. Un pezzettino in cui appunto parlo di Salò, in particolare di una scena, che è la scena in cui Aldo Valletti fa inchiappettare a tavola. Allora, scusami un secondo, perdonami, mi è appena venuta in mente una scena. Che l'eroe, secondo me, in Salò, c'è un ed è il ragazzo che quando il presidente va a controllare i vasi da notte e trova la merda, il ragazzo dice, vuole favorire? Sì, è vero. Lui è l'eroe del film, cioè... Sì, l'idolo delle folle. Ma quella bella cosa, mi dice questa cosa, fai così e finite di leggere il libro con la copertina stampata. Okay. Quella è la copertina ufficiale. Ufficiale, sì, è quella che sarà. Questa cosa è così, Ma che chiedono quando esce il libro? Domanda alla quale abbiamo già risposto settimana scorsa. Breve riassunto. Riassuntino, dai, giusto per entrare nel mood. Il libro è finito da novembre-dicembre. Sto cercando un editore e siccome il libro è anche illustrato da illustratori meravigliosi che hanno contribuito gratuitamente alla realizzazione di questo progetto megalitico in cui ci saranno i 100 film più estremi della storia, il primo editore che ho sentito voleva censurare molte immagini, quindi sto cercando semplicemente un editore che lo pubblichi così com'è, in tutta la sua meraviglia estetica, non tanto quello che ho scritto io, ma quello che hanno rappresentato i vari illustratori. E c'è anche un'illustrazione di concessami da Miguel Angel Martin, che è quello che ha fatto Total Overfuck,
e Cannibale Holocaust 2. E quindi questo è quanto, questo è lo stato del lavoro del libro. Forse adesso ho trovato, però vediamo le proposte. Detto questo, vi leggo un pezzettino della parte in cui parlo di Salò. Il presidente, dopo aver mostrato orgogliosamente il proprio culo a tutti, chiede al militare di sodomizzarlo e questo, obbedendo di buon grado, cambia l'oggetto dei suoi desideri. Nel frattempo, il duca inizia a intonare Sul ponte di Perati, canzonetta che gli alpini cantavano durante la campagna di Grecia nella Seconda Guerra Mondiale. La campagna di Grecia fu il modo in cui Benito Mussolini dimostrò a Hitler come l'Italia fascista fosse un stato autonomo nel conflitto. Il presidente che mostra il deretano e si fa inculare è proprio come Mussolini che organizza la campagna di Grecia per mostrare alla Germania nazista quanto ce l'ha lungo, anzi largo. Quindi passiamo all'opposto, totalmente all'opposto, sì. Che è Comizi d'amore. Ed è un film strano per Pasolini, effettivamente, questa indagine. Infatti ha fatto scarsissimo successo al botteghino quando è uscito in poche sale in Italia. Il cinema verità è impossibile, perché nel momento in cui accendi una videocamera... Già è finzione. Il comportamento della gente che la... Cambia, certo. Pasolini, a maggior ragione... lì come intervistatore, cioè non è che stai parlando con Gigino il gelataio, cioè e comunque magari ha sette lauree in sociologia Gigino il gelataio, per carità, anzi è molto probabile che abbia sette lauree. Però è interessante quello che dice su che la persona che si scandalizza è quella più profondamente insicura. Okay. Mm-hmm. E poi lo psicologo Musatti si collega dicendo che l'ignoranza e la paura sono profondamente collegate. Il conformismo che si crea è la paura dell'istintività. Hai sempre un po' paura di quell'istintività. Quando riesci a non avere paura, un po' è perché hai il la partner perfetto a, o perché non hai filtri e cose, ok? Però immagino che qua tutti si siano pentiti di alcuni porno su cui si sono masturbati. Ok. Ed è quella la ok. Quindi è un po' quella la paura dell'istintività. Si vede molto nel documentario questa paura che tutti hanno di esprimere effettivamente un'opinione vera, un desiderio vero. Io immagino quel tipo così insicuro, ok che non c'era Pornhub ai tempi, però non vedeva l'ora di farsi inculare, secondo me. Non ho capito di chi stai parlando nello specifico, però... Ed è sempre del tipo che ha detto, è giusto, no? Che mi fanno schifo, ok? Sempre lui. Stiamo parlando solo di lui, praticamente, un'ora e mezza, parliamo soltanto del milanese in balera, ok? No, perché effettivamente quel milanese lì è... Quella scena di noi, no? No. Quella scena lì è il riassunto perfetto di tutto il documentario. Pasolini poteva fare un film di 35 secondi solo su lui. Poteva fare un TikTok, poteva fare un TikTok su questo. Esatto, primo TikToker. Ma ve lo immaginate Pasolini su TikTok? Nell'unico senso possibile è un senso esistenzialistico, cioè l'abitudine a esprimersi. Sicuramente però nel contesto universitario, sì, c'è una cosa che dicono molto esplicitamente, cioè che il sesso va di pari passo con i principi. E questo secondo me è una cosa che se vai nelle università, non per forza a Bologna, ma un po' in tutte le università, è una cosa che esce sicuramente fuori. Cioè, più che altro, probabilmente uscirà fuori per la questione LGBTQ e per la parità dei diritti ovviamente uomo-donna e per tutta questa serie di cose. Quindi, la cancel culture, grazie, prego. Signor Gobbo, signor Quasimodo. La cancel culture è questo che fa, e questo è il danno che fa. Sì, padrone. No. Cioè, se non riesci, se non puoi guardare gli errori che hai fatto, come fai a non farli più? Devi guardare gli errori che hai fatto e la rappresentazione di Dumbo dei corvi come, che parola posso dire? Come stereotipo razzista? Come stereotipo razzista. È ovvio che sia sbagliata, ma se io non la guardo, non so più cos'è lo stereotipo razzista. Secondo te?
No, no, è così e basta. No, giusto, cioè, se vai a eliminare gli errori che hai fatto, non vuol dire che non imparerai niente. Là, è come... avevo scritto un articolo che spero che esca per una rivista underground al primo numero che mi ha chiesto un articolo, e ho fatto questo paragone, perché è proprio un articolo sulla cancel culture. E... bene, stavolta. Sì, padrone. E che è un po' come la puntata dei Simpson in cui Marge fa già ridere, in cui Marge se ne va di casa, viene arrestata forse, o comunque è fuori da casa, e Homer e Bart nascondono la spazzatura sotto la moquette. Me la ricordate? Sì, ok, che poi c'è tutto il pavimento. Esatto, che e loro non vivono, cioè, c'è la puzza, cioè, l'hanno nascosta. Ma comunque c'è puzza di merda e non riesce a camminare. Certo, cammini male. La cassa del culture è questo, nascondere sotto la moquette la monnezza. Ma perché vuoi il risultato del problema da risolvere subito. Certo, invece la monnezza va smaltita. La spazzatura va smaltita, in questo modo non smaltisci un cazzo, non nascondi. Ma viviamo in un periodo in cui è più importante l'apparire che l'essere. Secondo me è sempre importato l'essere, però per un certo periodo storico che secondo me è stato... secondo me è stato quello in cui... Guarda, Andre, c'è già il titolo per il tuo prossimo libro, sarà un'autobiografia e si intitolerà Secondo me, di Andrea Guaia. Secondo me è sbarrato, però. O sburrato. Mi sono dimenticato cosa sto dicendo. Ci consigliano, se no, una sitcom in chat, volendo. La vita secondo me. Nuova sitcom di Cervazio. È un'idea. Che nella nostra gioventù io ho respirato molto l'aria di libertà di poter dire quello che vuoi senza che nessuno si prenda male. Sì, ma al tempo stesso che si prende atto di quello che succede. Sei razzista, stai zitto. Certo, okay. certo. E buschi. Ed era molto, molto bello. E l'essere, che dici tu, cioè l'apparire era più quello, era l'apparire e farsi vedere inclusivi. Sì. Adesso l'apparire non è più essere inclusivi o esclusivi. Andare a togliere qualcosa a qualcuno. Esatto. Basta. Che è il potere di Salò. È il potere. Siete riusciti a far combaciare tutto? Tutto! Cioè tu non era studiato, non ci vuole bellissimo. Siccome non hai i soldi per... Io non ci credo. Sottrai attraverso il tuo mezzo, che è internet. Quindi sottrai la libertà di espressione vigliaccamente dallo schermo, tra l'altro, con tutte queste che una volta erano le associazioni genitori che censuravano le canzoni di Ozzy Osbourne, certo, di Motley Crue, e adesso c'è una censura di queste comunità etere dell'internet che dicono che certe parole non si possono dire, certe immagini non si possono mostrare, che il passato va censurato, e quindi sì, il potere si dimostra attraverso non il dare, ovvero smaltendo la merda che abbiamo accumulato nel tempo, ma togliendo quello che c'era e quello che è possibile che ci sia in un futuro. Certo. E così tutti quanti facciamo la bella figura. Perfetto. E così con questo mio gesto poco inclusivo, che era casuale, ti giuro che era casuale, tutto rovinato. Ce ne andiamo. Hai chiuso così bene.